e da dietro si può anche rischiare il cartellino giallo. Gli ha fatto sentire i tacchetti. Benassi, Iturbe. De Silvestri con una finta, si è procurato lo spazio per Valdifiori. Benassi, Iturbe, va al cross da fermo. Ljajic ha visto Benassi, cerca di assisterlo, conclusione di prima con il destro, deviazione d'angolo. Sì, ha visto immediatamente Ljajic l'inserimento da parte di Benassi, l'ha servito, è arrivato al volo, ma c'è stata una deviazione. Aspetta, ha detto Iturbe a Ljajic. Iturbe nel progetto di Mihajlovic, metterci davanti, però è stato un intervento proprio senza margine d'errore. Intanto sul cross la respinta di Moretti, finta da parte di Sosa. Bertolacci ha provato a cercare l'angolino più lontano rispetto al tiro sicuro. Hart, si accende un po' il match. Ora accelerazione di Iturbe inseguito da De Sciglio, ha preso 2 metri di vantaggio Iturbe a destra per Benassi, va a chiudere paletta Belotti e passa il Torino al Meazza. Milan 0 Torino 1, a segno al 27esimo Belotti per il suo 15esimo centro stagionale, il secondo in questa Coppa Italia. Sbilanciata la difesa del Milan, si è dovuto spostare paletta e ha trovato Belotti lo spazio e anche la freddezza per battere Donnarumma sul primo palo. Perfetta azione in contropiede da parte del Toro, manovrata a 3 uomini, Belotti finalizzatore eccezionale. Se devo dare un appunto alla difesa del Milan, Sosa è rimasto una via di mezzo, non ne ha cercato né. Tante occasioni non concretizzate, quel pareggio è stato visto un po' con una mezza sconfitta, no? Per quella che era stata la prestazione. Intanto Ljajic, l'accelerazione, Ljajic è in aria, si ferma, ha visto il movimento di Iturbe, va a cercare Belotti, conclusione di prima, deviazione corner, il Torino vicino allo 0-2. Altra azione in contropiede eccezionale da parte del Toro, però permettimi di dire ancora una volta, Gustavo Gomez, in quella zona del campo non devi entrare, devi accompagnare l'avversario verso la bandierina, perché se entri e arrivi in ritardo poi permetti all'avversario di arrivare al limite dell'area di rigore addirittura. Sosa in scioltezza è andato via, allarga per Suso, di fronte c'è Barrega, traversone con il destro, Moretti respinge, ancora un cross e di nuovo Moretti, si coordina Kuzka con coraggio, ha provato la battuta di volo con il destro, grandissimo tiro, collo piede destro, veramente un tiro eccezionale, l'unica cosa che non ha centrato lo specchio della porta, altrimenti sarebbe stato gol. Ed è andato vicinissimo, sì. Rivediamo Kuzka. Ora Bertolacci per la Padula, Hart legge bene lo sviluppo dell'azione, rimane giù Hart e viene ammonito la Padula. Russo ha subito autorizzato l'intervento, sì, di medico e massaggiatore. La cosa che mi ha preoccupato è stato Suso sull'interno, evita Valdifiori, Suso il tiro, Hart, Bonaventura per sostenere l'attacco, nell'area piccola c'è la Padula, arriva Kuzka ed è il pareggio, Milan 1 Torino 1, è sbucato all'altezza del secondo palo Kuzka e l'ha messa dentro, niente da fare per Hart, è conto pari, tutto da decidere ancora in questo ottavo di finale della Coppa Italia. Come vedi Gianni, in uno dei pochi inserimenti sono arrivati da dietro da parte dei centrocampisti, è arrivato il gol. È un'azione che deve insistere il Milan su questo tipo di giocata, perché può portare grandi vantaggi soprattutto oltre che al centrocampista di turno, ma soprattutto alla Padula in area di rigore, perché gli viene tolto il raddoppio costante. È andata col numero per guadagnare campo, ancora un dribbling, vuole palla Suso, guarda la porta avversaria, vince un rimpallo Suso in area, cede a Bonaventura, si è acceso il match dopo il pareggio del Milan, Bertolacci ed è rimessa da fondo campo, indica Russo. Ancora una volta molto bravo De Silvestri a non farsi saltare anche in una situazione di difficoltà dove Bonaventura, dopo aver ottenuto il pareggio, vuole ribaltare la situazione. Abate adesso per Suso che alza la testa, finta il cross con il destro, poi Kuzka, Valdifiori, Benassi, Gustavo Gomez intercetta fra 2 avversari, Suso e Bonaventura di prima, il
la ribalta, la sfida. Ora è 2 Milan, 1 Torino, inserimento perfetto e da manuale l'impatto sulla palla di Bonaventura. Inserimento perfetto, ha preso l'anticipo su De Silvestri, è riuscito a chiudere di piatto destro proprio praticamente a ridosso della porta, quindi è stato molto bravo a prendere l'anticipo. Era stato grande protagonista anche nella Supercoppa a Doha ed ora per lui il quarto gol stagionale, due centri in campionato, quello in Supercoppa e questo nella gara eliminazione diretta. Era sotto il Milan, ora è avanti di una lunghezza mentre c'è il cambio nel Torino. E ha perso palla Ljajić, che ha ricevuto da Boce, scatto adesso di Belotti, valutato in posizione regolare, Belotti contro Donnarumma, Belotti, Donnarumma gli dice no e nega a Belotti la doppietta, è in 2-2. Molto bravo Donnarumma, gli ha chiuso la traiettoria, gli ha chiuso le diagonali, non gli ha fatto vedere la porta, l'ha costretto a calciare in quella maniera anche in virtù del recupero di Gustavo Gomez, quindi per Belotti nel momento in cui... Pašalić non riesce a intercettare il Torino, la tecnica nel fraseggio del Milan. Suso, Calabria, può crossare, lo fa con il destro. Obi, dopo la respinta aerea di Rossettini, ma c'è errore, cerca di approfittarne, Bonaventura, sinistro, e Bonaventura fallisce la chance nitida del 3-1 e quella della personale doppietta. L'uscita dal dribbling gli ha portato la palla sul sinistro, il suo piede non naturale, e di conseguenza si è... è andato a chiudere tutto se stesso. La gavetta è anche la divisione cadetta. Anche. Beh, questo ragazzo ha fatto gol in tutte le categorie . E ne ha fatti tanti. Tanto cartellino giallo. E c'è l'espulsione. Di Barrega. Eh sì. Sul punteggio di 2-1 per il Milan, ricordo i marcatori, Belotti per il vantaggio Granata nel primo tempo, poi Kuzka e Bonaventura. Arrivato praticamente sì, ma poi è arrivato dove... il passaggio a livello del quarto uomo. Esatto. Pašalić, la Padula contro Hart, la Padula salta il portiere e non riesce a concretizzare per il salvataggio di Moretti. Incredibile. Tutto bene tranne la scelta finale. Tutto bene. Bene la partenza, l'invito del passaggio, il dribbling, la finta. Nel momento in cui è uscito aveva tutto lo in specchio. In posizione regolare, guarda, con guarda, freddezza, ecco, controlla. Tutto lo specchio, può manda cantare. A vuoto Hart e non riesce a metterla dentro. Clamoroso. Troppo sicuro. 2-1. Inedita, inconsueta. La distanza è notevole per il tiro diretto, ma l'idea mi sembra quella. Ljajić con il destro, Donnarumma in due tempi. E questa parata è salutata con un boato dai tifosi del Milan. Gianni è un grandissimo portiere. È finita. Il Milan.